l'Italia è un partner importante per la Russia, tanto che il nostro paese è stato uno dei primi ad appoggiare la candidatura italiana per Expo 2015. Queste le parole di Vladimir Putin a Milano in occasione della giornata che l'Esposizione Universale ha dedicato alla Russia. In primo piano, nel corso dell'incontro con il premier Renzi, il problema delle sanzioni europee che hanno portato al blocco delle esportazioni. Putin è netto, le sanzioni non possono essere un ostacolo reale, o si eliminano o si modificano per sostenere le aziende che vogliono collaborare con noi. La Commissione europea ha richiesto una rettifica finanziaria, che tradotto significa una perdita di risorse di 389 milioni di euro. La richiesta prende avvio da un'indagine congiunta della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Antifrode Europeo sul sistema informatico agricolo nazionale, utilizzato per gestire i fondi PAC in Italia. L'indagine ha permesso di svelare la presenza di un registro parallelo che raccoglie tutte le posizioni opache e i debiti non recuperati prima del 2010, gestito da pochi membri di AGEA, nel quale si registrava la contabilità di posizioni irregolari o fraudolente legate alla gestione dei fondi europei. I 389 milioni di irregolarità riscontrate potrebbero essere quindi detratti dai fondi messi a disposizione dall'Unione nel periodo 2014-2020. Fino al 30 giugno i datori di lavoro del settore agricolo potranno assumere giovani tra i 18 e i 35 anni usufruendo del bonus assunzione. Incentivi pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un massimo di 5.000 euro per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato e di 3.000 euro per i lavoratori a tempo determinato. Per poter beneficiare dei bonus, ai datori di lavoro è richiesta la regolarità contributiva. Accordo sul clima raggiunto per i 7 paesi facenti parte del G7. L'impegno è quello di mantenere l'aumento della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Una sfida non facile e che ancora non vede inversioni di tendenza, anzi, il primo quadrimestre del 2015 è stato il più caldo di sempre a livello mondiale, ma è solo l'ultimo di una lunga serie di record che confermano l'andamento. Dal 1880, anno in cui sono iniziate le rilevazioni, gli anni più bollenti sono stati 2014, 2010, 2005 e 1998. Si è appena conclusa a Roscigno la festa dell'asparago selvatico, una due giorni nel corso della quale è stato possibile conoscere e gustare un prodotto d'eccellenza, contraddistinto quest'anno dalla qualità eccezionale dovuta al clima mite. Un prodotto di nicchia che trova nella tradizionale sagra un momento importante di degustazione condivisa. Solo puntando alla qualità su questi territori ci permette di poter ambire a una fetta di mercato. Un mercato piccolo, però, che potrebbe essere una leva importante per il territorio stesso. L'asparago selvatico farà anche una capatina ad Expo nello spazio dedicato alle eccellenze del sud.